fine anno della Civica Scuola di Danza. In questa serata le allieve ci mostreranno i risultati di un intero anno di lavoro. Le vedremo impegnate in coreografie classiche e moderne. La particolarità della scuola civica è infatti quella di preparare le allieve in entrambe le discipline. Le più piccole proveranno per la prima volta l'emozione di esibirsi in un saggio di danza di fronte ad un pubblico così numeroso. Mi raccomando quindi di accoglierle con grande affetto. Ed ora passiamo al vivo della serata. Apre il primo tempo la danza delle Zingarelle e il balletto dell'Opera Traviata di Verdi, interpretato dalle allieve del corso avanzato, che già si sono esibite quest'anno con la stessa coreografia in occasione dell'allestimento di Traviata del Circolo Culturale Gemelli. L'unica differenza è che in questo spettacolo danzeranno sulle punte. Il torero è interpretato dal danzatore Flavio Albanese. Thank you.
della danza delle bambole, tratto dal balletto Poppeia danzato dalle allieve del primo corso principianti, che interpreteranno il ruolo di piccole bambole meccaniche create dal mago Poppeius, che le tiene prigioniere. Improvvisamente le bamboline prendono vita e riescono a fuggire. Le allieve del secondo corso principianti si esibiranno nella Tarantella di Rossini. Si tratta di una coreografia molto vivace, con passi saltati di discreta difficoltà. Thank you.
È la volta delle bambine del primo corso intermedio che presentano Serenade di Haydn. Con questo pezzo le allieve ci mostreranno i passi fondamentali della danza accademica che, se in apparenza possono sembrare semplici, richiedono invece una grande precisione di esecuzione. Thank you.
È il momento delle allieve del secondo corso intermedio che interpreteranno la danza spagnola. Si tratta del Lago dei Cigni di Tchaikovsky. La coreografia non è puramente classica, in quanto lo stile ed alcuni passi sono quelli della danza spagnola. Di questa prima parte, le allieve del corso avanzato interpreteranno la danza Capuleti e Montecchi. Riconoscerete sicuramente questo famoso brano di Prokofiev tratto dal balletto Romeo e Giulietta e proposto questa sera in una coreografia di sapore neoclassico. Thank you.
possibilità alle ballerine di preparare la seconda parte dello spettacolo, a voi di sgranchirvi e ci vediamo tra 20 minuti. Grazie. Amato dai bambini. Sto parlando di Pokémon, che le piccole allieve del primo corso principianti danzeranno simpaticamente interpretando il ruolo di Pikachu.
si esibiranno ora le allieve del secondo corso principianti in Effi di Alexia. È una coreografia moderna con qualche difficoltà in più per quanto riguarda la velocità di esecuzione. Get Another Boyfriend dei Backstreet Boys. Danzeranno le allieve del primo corso intermedio, ormai giunte ad un grado di preparazione tale da consentire loro di cimentarsi in una vera e propria coreografia modern jazz. Let's talk about me and you say it's the essence of your life.
Le allieve del secondo corso intermedio interpreteranno Don Termi di Madonna. Questa coreografia presenta alcuni passi originali del videoclip di Madonna. Desert Rose di Sting, danzata dalle allieve del corso avanzato, la coreografia è di stile contemporaneo e di discreta difficoltà tecnica. Thank you.
Siamo giunti alla fine di questa serata e abbiamo deciso di concludere con un simpatico fuori programma. È un onore per me presentarvi Grease, interpretato da alcuni genitori delle allieve che si sono messi in gioco affrontando con impegno questa nuova esperienza. Oh,
So I told her we'd still be friends. A questo saggio di danza. Accogliamoli con un grande applauso. Si stanno preparando. Loro sono Laura
e Alessandra, Roberta e Roberta. Ora è il momento delle allieve del corso avanzato. Elena, Valeria, Ivana, Stefania, Elisa. Dov'era il gruppo dei genitori? Lei è Rosa, Lorenzo e Anna, Luca e Ivana, Francesco e Antonella, Massimo e Lucy, Massimo e Silvia, Peppe e Manuela, Nicolas e Carmen, e ovviamente non può mancare un grandissimo applauso all'insegnante Ambra. Voi devo dire che siete stati un pubblico veramente eccezionale, forse è il caso che anche noi facciamo un applauso a voi. Grazie. Sappiamo che in sala c'è il sindaco, vorremmo invitarlo qui sul palco insieme a noi. Voglio cedere il microfono, ma non riesco. No, semplicemente per fare due cose, oltre ai complimenti che sono dovuti e che credo ne avete già ricevuti abbastanza, ma non basterebbero mai. La prima è portarvi il saluto dell'amministrazione comunale, lo faccio subito, buonasera. La seconda invece dopo i complimenti, io ho portato qui il diploma di promozione della nostra direttrice. Crediamo che quest'anno si sia comportata molto bene, i voti sono stati molto alti. In verità è una targa di riconoscimento che seriamente l'amministrazione comunale vuole dare ad Ambra Colombo per il modo con cui conduce la scuola civica di danza. È un pensiero che riteniamo sia sacrosanto per il suo lavoro. Ed ora salutiamo il gruppo di danza e facciamo gli ultimi ringraziamenti. Ringraziamo il tecnico audio Mimmo, tecnico luci Stefano. Grazie alle ragazze che si sono prodigate aiutando Ambra dietro le quinte, Barbara e Viviana. E ringraziamo tutti i genitori per la loro disponibilità.